Gamers Headquarter. E rieccoci cari amici di Gamers HQ, chi vi parla è Doggy e oggi proveremo in anteprima la demo di Dead Space 3. Un ringraziamento speciale va a Mick che ci ha dato questa fantastica opportunità di provare la demo in anteprima. Ieri abbiamo avviato una diretta live proprio con questa demo. Oggi vi riproponiamo un video in alta definizione, quindi per chi si fosse perso la diretta live, oggi avete una nuova opportunità di scoprire questo fantastico titolo. Dunque, cominciamo subito con qualche novità. Come potete vedere, abbiamo la campagna in singolo e la campagna in co-op. Non vi voglio spoilerare chissà quanto. Ieri abbiamo praticamente giocato la campagna in singolo e abbiamo scoperto che nella demo sia la campagna in singolo che quella co-op, lo stage che bisogna affrontare è praticamente identico. Quindi io salterei la campagna in singolo proprio per farvi vedere come sono quali sono le funzioni online. Quindi avviamo subito la campagna co-op e rimaniamo un attimo in attesa di un secondo giocatore. Facciamo partita veloce. Se riusciamo a trovare un giocatore online, bene, altrimenti avviamo la partita sperando che qualcuno si aggiunga in un secondo momento. Ok, sembra che ci stia più del dovuto. Forse l'abbiamo trovato. Sì, in attesa dell'host, quindi dovrebbe avviare la partita. Sperando che lo faccia entro tempi ragionevoli, altrimenti la creiamo noi da zero. Forza, forza, forza. Ok, ha avviato la partita. Ok, oltre alla modalità cooperativa abbiamo in questo nuovo capitolo anche la possibilità di craftare armi, oggetti, equipaggiamenti tramite appositi banchi di prova. Adesso guardiamo il filmato introduttivo. Ok, noi in questo momento prendiamo il controllo del compagno di Isaac, quindi noi siamo a tutti gli effetti il secondo player. E come potete notare l'interfaccia di gioco, l'HUD, è ridotta all'osso come nei precedenti capitoli.
che come sempre possiamo sia vedere qual è la direzione esatta premendo lo stick destro e calpestare oggetti e nemici premendo il tasto RB, mentre con LB facciamo scatti o rotoliamo indietro. Forse in questo caso non c'è possibile, però. È il caso di cambiare arma. Calpestando i corpi, ovviamente c'è una certa possibilità di droppare munizioni e medikit in più. Tutti questi pezzi viola sono praticamente dei pezzi che ci serviranno per costruire nuove armi o comunque generare nuovo equipaggiamento. Ci saranno delle postazioni apposite per craftare il tutto. Lungo il corso dell'avventura saranno diversi i momenti in cui dovremo ricorrere al Quick Time Event, come avete appena visto, cioè, ovvero premere i tasti giusti al momento giusto. Siamo su questo lato di quella parete. Siamo un bersaglio facile. Graficamente il gioco sembra abbastanza migliorato, anche le animazioni, insomma, dei mostri sembrano più fluide. Non che il secondo capitolo fosse da meno, però sicuramente visivamente è cambiato qualcosa. Siamo venuti su questo buco di ghiaccio per fermare i marchi e nulla.
Neppure tu. O la tua ossessione per Ellie mi impedirà di farlo, capito? Io so perché lo sto facendo. E tu? Diamo energia all'ascensore. Se avremo fortuna, ritroveremo ad aspettarci oltre i cancelli. Ok, usando la stasi lui adesso attiverà il generatore, che a sua volta attiverà le postazioni. Eccolo lì. Esatto, lui adesso si cambierà sicuramente la tuta. Ricordiamo che stiamo giocando con un giocatore online, quindi non è un personaggio controllato dal computer. Noi nel frattempo esaminiamo il terminale, giusto per farvi vedere cosa ci riserva. Quindi questi sono tutti i pezzi che abbiamo raccolto: generatore militare, nucleo Tesla, base pesante, eccetera eccetera. Quindi allora, qui possiamo creare componenti, qui usare i vari progetti, perché può succedere che lungo l'avventura troviamo dei progetti per la creazione delle armi, quindi qui li possiamo utilizzare. Potenziamenti arma e crea oggetti. Qui invece abbiamo la cassaforte per lasciare i doppioni o le cose, insomma, più preziose. Allora, rivediamo progetti. Vediamo se possiamo creare. Vuoi creare quest'arma? Sì. La mettiamo qui. Adesso lui creerà una terza arma, che poi andremo a provare adesso, non appena usciremo fuori. Ok, usciamo. E ci cambiamo anche di tuta, visto che ci siamo, se possiamo farlo. La tuta termica è stata sbloccata, quindi cambiamo la tuta. Tuta termica. Ok, siamo pronti ad uscire. Il nostro collega magari è intenzionato pure lui ad uscire quasi quasi. Diciamo che la situazione è degenerata un tantino. Adesso ci toccherà combattere con questo simpaticone. Mi sa che devo cambiare arma. Sì. Bisogna prima annientare queste, ecco, prima annientare queste antenne e poi colpirlo, ecco, di sotto del nucleo. Forse ce l'abbiamo fatta. Sì, sta scappando. Dove va sempre? Là fuori, da qualche parte. Davanti, ho visto passare.
Fabrizio ha un piano per tutti voi. Quando giungerà, rinascerà. Ma perciò venga, Isaac Clarke deve morire. Il futuro della nostra religione, della nostra razza, dipende da questo. Fermatelo. Possiamo anche chinarci, sempre premendo colpo singolo dello stick analogico destro. Questo ci consentirà di ripararci dalle gas. Di lì non possiamo andare, quindi proseguiamo da questo lato. Che diavolo è quella? Sembra una trivella. Il magazzino dovrebbe essere appena. Allora dovremo capire come spostarla. Stazione per le armi. E qui c'è una trivella enorme. Abbassiamo questi blocchi di sicurezza. Abbasso questo lato. Spero che tu sappia. Se ci arrivo. Ok. Ora si comincia a ragionare. Merda! Indietro! Indietro, via! Presto! Via dalla sua traiettoria! Porca troia! Sì.
Ok, il nostro compito sarà quello di sparare al fusibile che c'è lì in centro di colore giallo. Eccolo là. C'è possibile di non sparare? No, mi sa che abbiamo finito le munizioni, quindi siamo un po' nel... Forse ci siamo con altre munizioni. Il fusibile. Ok, sa che ce l'abbiamo fatta. Culo questo pianeta. Forza, andiamocene da qui. Mi stai prendendo per il culo. Ah, però piccolino il nostro amico alieno. E finisce qui la demo di Dead Space 3. Ragazzi, come avete visto, c'è molta carne sul fuoco. Quindi questo è tutto per la demo di Dead Space 3. Continuate a seguirci sia su YouTube che su Facebook. Buon gioco, ragazzi. Ciao, alla prossima.